saluto Carlo Vallotto che sarà con me. Carlo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno Manuela, ben trovata anche a te, ben trovati a tutti quanti. Allora, tanti argomenti oggi. Carlo, prima ti chiedo come al solito una panoramica generale, cosa si aspettano i mercati dalla Fed? Ovviamente ci riportiamo poi subito sul tema delle materie prime. Dicevamo poco fa, un momento indubbiamente interlocutorio anche per gli investitori che vogliono prima capire, no? Per decidere se rifugiarsi, quindi se cercare la protezione nei classici beni rifugio, nell'obbligazionario o se invece tentare, che so io, un po' di rischio anche quest'anno, no? E quindi buttarsi più sull'azionario. Lo so, vedo che non sei molto, molto d'accordo con questa seconda tesi, ma insomma lascio a te appunto inquadrare un po' la situazione. La situazione naturalmente adesso è un po' più complicata, nel senso che certamente insomma un po' l'appetito al rischio sembra diciamo rientrato un pochino. Abbiamo visto anche le criptovalute, che Bitcoin naturalmente il primo osservato speciale, che dai 67.000 dollari abbondanti adesso siamo intorno ai 37.600, insomma. Quindi anche lì un po' diciamo gli investitori tendono a rimanere, sembrerebbe insomma rimanere un po', diciamo un po' flat. Mercati azionari che dai massimi sono scesi abbondantemente. Ecco, io credo che in questo momento ci sia diciamo una grande incertezza. L'oro ha ripreso un po' fiato, per fortuna. Diciamo che sta sempre al di sotto dei livelli, magari poi lo guardiamo più nello Sì, dopo ci specifico. arriviamo. Adesso facciamo un discorso generale, assolutamente, Carlo. Ecco, sì, appunto, un discorso generale, appunto, gli investitori comunque mantengono l'occhio sui beni rifugio, sui metalli preziosi in generale. Ecco, però chiaramente io credo che nella giornata di oggi non dobbiamo, cioè la Fed non la dobbiamo soltanto seguire nella giornata di oggi, ma la giornata odierna, la decisione odierna, quello che deciderà, quello che stabilirà, se stabilirà naturalmente qualche cosa, influenzerà, diciamo, in qualche modo l'andamento degli investimenti di tutto quest'anno. Insomma, dovremo cercare di capire se aumenterà i tassi 2, 3, 4 volte. Anche la Bank of Canada dovrebbe anticipare, insomma, questa mossa, e soprattutto le tempistiche, perché le tempistiche sono molto importanti. Se sarà a marzo, naturalmente, oppure anticiperà, insomma, tutto ruoterà intorno, e chiaramente il tutto per cercare di combattere l'inflazione. Concludo questo primo, diciamo, blocco dicendo che all'interno di questo si inserisce il contesto degli energetici, petrolio e problematiche purtroppo diciamo non simpatiche, non felici, insomma, dei timori di un'invasione della Russia, timori purtroppo piuttosto sempre di giorno in giorno, insomma, sempre più forti dell'invasione Eh dell'Ucraina. sì, eh sì, dopo ne parliamo per capire quale impatto potrà esserci, peraltro, insomma, in un momento delicato ancora per le materie prime in cui tutti sono lì a osservare quello che succede per le dovute ragioni che conosciamo. Allora, assolutamente sulla Fed il timing è importantissimo, quello che il mercato ha già probabilmente scontato è il rialzo dei tassi di interesse, se ne sono stati annunciati tre, il primo dovrebbe essere in primavera. Appunto, cosa diversa potrà succedere, intendo dire, sull'atteggiamento degli investitori se questo prospetto cambiasse, no? Se Jerome Powell questa sera annunciasse cose diverse, quindi magari più rialzi dei tassi di interesse o magari una tempistica diversa. Su questo siamo d'accordo. È un po', no, il tema di cosa i mercati hanno già scontato. Ecco, probabilmente le informazioni che sono più frequenti, però poi chissà se verranno rispettate, anche perché dall'ultima riunione a oggi le questioni sono cambiate, no? Anche le questioni appunto di geopolitica, di come i mercati hanno iniziato l'anno, quindi è evidente che la Fed farà tante riflessioni diverse rispetto a quelle fatte in dicembre. Detto questo, ripartiamo dall'oro e dal petrolio, facciamo il punto su questo e poi ci buttiamo sulla crisi Russia-Ucraina. Allora Carlo, dicevi, vabbè, l'oro ovviamente in un momento in cui c'è volatilità, in cui la volatilità aumenta, storicamente va meglio delle azioni, no? Torniamo al discorso di prima, azionario, obbligazionario, protezione, rischio. Se
E dicevi, l'oro ha tentato in qualche modo, no? Il rialzo. Partiamo da qui e poi andiamo sul petrolio. Cosa ci puoi dire a breve termine sul gold? Beh, a breve termine sul gold diciamo che ecco, le cose importanti, diamo un'occhiatina insomma dal punto di vista proprio l'aspetto tecnico. Sì. L'aspetto tecnico ecco, è importante, lo abbiamo sottolineato tante altre volte, il fattore che rimanga che la sua persistenza al di sopra dei 1800 dollari. Oggi siamo intorno ai 1844 dollari per oncia e questo insomma potrebbe far sì che le dinamiche siano leggermente a favore dell'oro. Dico leggermente perché ci sono due visioni contrapposte, diciamo così. È vero che l'oro non ha avuto questa crescita poderosa, insomma, adesso molti osservatori di mercato addirittura lo spingono, dovrebbero indicano che dovrebbe essere al di sopra, ben al di sopra dei 2000 dollari e io concordo Ah sì, su l'hai detto questo. più volte, insomma, che no, ti lasciava un po' sempre, un po' basito il grafico dell'oro, certo. Sì, esattamente, anche perché naturalmente sì, ci sono. Adesso proprio il mercato dell'oro è composto, sappiamo, dalle contrattazioni fisiche e dalle contrattazioni cartacee, diciamo così. Se la domanda di metallo fisico è sempre molto molto forte, quindi ecco, il fatto che non è vero che non è cresciuto, infatti vediamo che nell'ultimo, diciamo, da metà novembre fino a metà gennaio. È cresciuto poco, circa un centinaio di dollari, era 1760, grosso modo al 25 novembre, e quindi ecco, non ha avuto questa crescita molto importante e questo mi fa pensare che, diciamo, è vero, gli investitori probabilmente si sono guardati altrove oppure sono rimasti liquidi. Dall'altra parte però, a favore dell'oro, il fatto che comunque sia rimasto sempre nella zona dei 1800 dollari, quindi ecco, se non è cresciuto è anche vero che non è stato venduto pesantemente, quindi un bene rifugio che rimane sempre, comunque rimane sempre molto, molto, molto Sì, importante. banalmente quello che si dice, no? Quando si parla di un ideale portafoglio di investimento, l'oro ce lo mettiamo sempre, insomma, sarebbe veramente strano non vedere, insomma, l'oro tenere a prescindere, no? Dal movimento del mercato. Sì, esattamente, anche perché diciamo, io credo che l'idea che mi sono fatto è che gli investitori, nel complesso degli investitori, insomma, usiamo la parola distratto, nel senso che non ci si riesce a focalizzare su quale dei due campi avrà la meglio, ovvero inflazione, cioè l'inflazione sarà effettivamente stabile o comunque avrà quella transitorietà di 6, 8, 10 mesi, quindi magari avrà un flash durante quest'anno, però dopo ritornerà giù. Quindi ecco, un acquisto di oro non a protezione di un'inflazione nel lungo termine, e speriamo di no, naturalmente. Certo. Dall'altra parte, gli investitori si trovano di fronte appunto ad un numero piuttosto importante di eventuali aumenti di tassi del costo del denaro. 4 è un numero piuttosto importante perché indicherebbe effettivamente insomma una stretta piuttosto forte. Quindi io credo che gli investitori si trovino a questo bivio, diciamo, ecco, che non sanno, insomma, non sanno bene come muoversi. Io credo che in questo momento, diciamo, ci sia una tale, indecisione perché nel corso del tempo poi l'oro ha sempre avuto il suo scopo di bene rifugio, però ecco, è un asset anche a rischio, quindi tra virgolette a rischio, nel senso che è utilizzato anche come una forte forma di Certo. investimento. Petrolio invece, Carlo, anche qui, allora, partiamo proprio dal grafico del WTI, poi vediamo anche il Brent, insomma, e poi facciamo delle riflessioni che vanno oltre alla situazione meramente grafica, però insomma, rialzo, questo lo sappiamo, corsa, poi leggero ritracciamento, ha rallentato la sua maratona, perché insomma, più che corsa è stata una maratona quella del petrolio, e adesso sta risalendo, 0,75% per quanto riguarda il WTI, 85,80, il Brent 88,60.
Appunto, come proseguirà la corsa del petrolio? La corsa del petrolio, e qui probabilmente possiamo un po' anticipare, insomma, e, ecco, anche dell'oro, sia dell'oro giallo che l'oro nero, sono un po' tutti i mercati, sì, saranno chiaramente influenzati non soltanto dalle decisioni della Federal Reserve, ma anche appunto da quelle che, appunto quello che potrà essere lo sviluppo di un'eventuale crisi Russia, resto del mondo, diciamo così, insomma, Russia Europa, Russia America. Quindi ecco, anche qui si inserisce una ipotesi di diminuzione dell'afflusso di petrolio nei mercati, perché potrebbero esserci delle sanzioni internazionali, diciamo la situazione piuttosto ingarbugliata, molto molto complessa, non è proprio così facile. Diciamo la Russia tende a proteggere, insomma, un pochino i suoi territori, quindi questo potrebbe influenzare positivamente il prezzo del petrolio, che comunque rimane sempre in un contesto rialzista abbastanza importante, perché fin tanto che proprio nelle dinamiche di, diciamo, giornaliere di più breve periodo, il fatto che rimanga al di sopra degli 85 dollari per barile è un fattore importante in questo senso qui. Naturalmente la corsa non può essere infinita, quindi ci sono stati dei ritracciamenti piuttosto importanti, però le dinamiche anche dal punto di vista grafico rimangono in un contesto rialzista. Goldman Sachs indica addirittura, come altre banche insomma d'affari, però Goldman Sachs abbastanza importante, perché sembra aver anche avuto abbastanza ragione nell'anno scorso, quando ha dato dei target price, indica come appunto l'area dei 100 dollari sia un target piuttosto importante. Anche in questo caso, naturalmente, per mille motivazioni ci auguriamo, certo, che insomma rimanga in territori più consoni anche a noi. Ecco, quindi c'è tutta la situazione anche delle scorte di petrolio. Poi nel pomeriggio vedremo le comunicazioni dell'Energy Information, però ecco, diciamo che comunque sostanzialmente le dinamiche che guideranno il petrolio saranno quelle di una minore offerta a fronte di una maggiore domanda, e quindi tendenzialmente prezzi in aumento. Esatto, è la regola economica di base, insomma, quindi è quella che abbiamo visto lungo tutto questo periodo di crisi Covid. Allora Carlo, proprio a partire da questo nuovo cigno nero, definiamolo così, non è propriamente la dicitura corretta, però la crisi, no, che potrebbe aggravarsi o meno, ancora stiamo attendendo, tra la Russia e l'Ucraina, ha diversi scenari. Appunto, dipende anche come reagirà l'Occidente, per esempio, no, nei confronti della Russia, nel caso in cui la Russia dovesse invadere l'Ucraina. Quindi ci sono ancora tanti se, però sì, è indubbio, almeno te la faccio come domanda, che l'impatto sulle materie prime si vedrà, cioè, o si sta già notando quali materie prime sono interessate da questa crisi diplomatica, geopolitica e anche economica, perché insomma non è che riguarda solo i rapporti diplomatici, no? Tutto è collegato. Assolutamente tutto collegato, naturalmente, diciamo che si fonde proprio, si interseca politica ed economica, come già nella normalità succede, oggi ancora di più chiaramente, perché qualora dovesse esserci delle sanzioni verso la Russia, chiaramente tutto il settore delle materie prime ne risentirebbe, l'Europa probabilmente ne pagherebbe le conseguenze in primis, insomma. Adesso è difficile non entrare nel merito, nel senso di dare torto o ragione all'uno e all'altro. Naturalmente la NATO cerca di espandersi verso l'Ucraina, che è un territorio anche contrattualmente, ci sono degli accordi internazionali in cui era stato stabilito appunto che l'Ucraina rimaneva al di sotto del protettorato russo. Quindi ecco, non è proprio così semplice, non è che i russi sono cattivi e gli americani sono i buoni, senza voler assolutamente entrare in nessun tipo di merito. Naturalmente ci sono delle dinamiche diplomatiche estremamente, certo, importanti, chiaramente. Petrolio, la Russia è produttrice di petrolio, e quindi ecco, l'abbiamo già accennato, il grano è un altro, la Russia è il granaio d'Europa, insomma, si è sempre detto e rimarrà ancora. Quindi ecco, ipotetiche difficoltà
dal punto di vista diplomatico-economico metterebbero diciamo, si rifletterebbero proprio anche sui prezzi del grano. Del gas, guarda, lo stiamo leggendo in sovrimpressione, ti faccio la domanda dando anche delle percentuali che fanno capire come effettivamente con questa crisi potrebbe essere a rischio la fornitura di gas in Europa. Il vecchio continente dipende infatti dal gas russo per il 40% dei suoi consumi, se la cifra non è sbagliata, Carlo, e poi un altro 30% arriva dalla Norvegia, un 30% da Libia e Algeria, quindi è chiaro che il produttore maggiore è la Russia per l'Europa, no? Gas. Sì, diciamo che sostanzialmente la Russia è quello che ci che, diciamo, insomma, in qualche modo che ci accompagna con questa con la fornitura di gas. Non ho ben sentito le percentuali, ti potresti ripetere? Certo, assolutamente, gas russo, infatti è per quello che te le ho lette, 40%, il vecchio continente dipende dal gas russo, poi abbiamo un 30% che arriva dalla Norvegia, 30% da Libia e Algeria. Sì, esattamente, ecco, questa è estremamente importante, volevo appunto proprio ripeterle anche se abbiamo un po' il tempo limitato, però ecco, è estremamente importante proprio per la diversificazione, ecco, chiaramente l'impatto sarebbe molto forte, già come insomma è stato, già come abbiamo visto in questi mesi, insomma, una difficoltà di approvvigionamento a causa di politiche anche errate della politica della comunità europea, ha messo in difficoltà e sta mettendo purtroppo in difficoltà l'intera Europa. Qualora dovesse purtroppo ancora acuirsi questa crisi, certamente insomma potrebbero esserci, attenzione, perché naturalmente quando si parla di queste, diciamo, di questa macro settori, macroeconomia, ci sono dei contratti in qualche modo blindati, quindi diciamo che non è, io spero, insomma, ci auguriamo che certo. La Russia non chiuda il rubinetto così di punto in bianco, anche perché non siamo indipendenti e non abbiamo altre fonti alternative. Sarebbe. È vero che. Quello è lo scenario proprio catastrofico, no? Però. Sì, esattamente. È vero che in qualche modo potremmo usufruire del gas naturale liquido americano, ma le tempistiche e i costi sono ancora. Sono ancora molto lontani. Ecco perché rischia questa crisi, ovviamente adesso stiamo ipotizzando anche scenari gravi, 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 che probabilmente non avverranno e non si vedranno, però ecco perché rischia poi di diventare un incubo per le materie prime, no? Cioè, in questo caso. Altra cosa che vorrevo analizzare con te, sempre a partire dalla crisi Russia-Ucraina, il palladio che vola, che cosa c'entra con appunto questo gioco di ruolo? Perché poi stiamo parlando di questo, no? Di come si rapportano i due paesi. Il bello delle materie prime è che ce ne sarebbe tanto da dire, naturalmente non basta il nostro tempo. Il palladio e platino palladio sono due metalli preziosi utilizzati nel settore industriale. Il palladio, in particolar modo, in questa ultima settimana, insomma, è cresciuto parecchio. Addirittura superando, partendo dai 1800 dollari e superando di gran lunga la soglia dei 2000 dollari, la Russia si inserisce come principale attore in questo settore qui. Gli investitori temono che la Russia in questo caso chiuda, passami il termine, i rubinetti della fornitura di chiudono palladio. Tutti, scusa, consentimi questa battuta amara, se tutti chiudono i rubinetti noi siamo, insomma, poi in esattamente ginocchio. Sì. Giusto, puntini per sospensivi. Non girarci intorno, no? Ecco. Esatto, puntini sospensivi, che abbiamo capito benissimo, insomma, per fare una battuta, ecco, certamente, insomma, la situazione è un po' complicata, non ne avevamo bisogno, visti gli ultimi 2 anni, insomma, ecco, se ci fosse stata un po' di più tranquillità sarebbe stato meglio. Palladio, la Russia è il principale, insomma, con Norilsk Nickel, il principale produttore di palladio mondiale, secondo il Sudafrica, che adesso ha ripreso dopo problematiche di limitazioni delle estrazioni a causa della pandemia e tantissime altre questioni. Quindi ecco, la maggior parte, anche qui in questo caso, le percentuali di palladio che provengono dalla Russia naturalmente sono piuttosto importanti. Si stima che qualora dovesse continuare ad acuirsi la crisi, appunto, questo metallo potrebbe non
arrivare in maniera continua nel mercato, anche perché nel settore automobilistico appunto la domanda potrebbe riprendere, insomma, tra quest'anno, la metà e la fine di quest'anno potrebbe riprendere, insomma, anche il settore automobilistico e quindi la domanda di palladio, sì, nel settore autocatalyst. Però ecco, questo il grosso naturalmente ce l'ha in mano la Russia, nel senso che qualora purtroppo malauguratamente dovesse tutto andare per il verso sbagliato, ecco, il palladio tornerebbe a crescere in maniera piuttosto importante. Questa, diciamo, è un'ipotesi per il momento, naturalmente, diciamo, dal punto di vista tecnico, attenzione all'area dei 2.300-2.400 dollari, però ecco, un'ipotesi purtroppo di questa acuirsi della crisi. E soprattutto invece dall'altra parte una ripresa del settore delle vendite automobilistiche, ecco, potrebbero, insomma, certo, impattare in maniera positiva. Insomma, si tratta sempre di rapporti diplomatici che possono cambiare. In questo caso, come abbiamo scritto, la Russia, se si giocasse il ruolo da leader, potrebbe cambiare gli scenari internazionali, fondamentalmente per quanto riguarda il palladio. E già il palladio reagisce in questo modo, è giusto, Carlo? Cioè, adesso io l'ho molto semplificato, tu hai fatto un discorso giustamente più tecnico e più specifico, però insomma, per far arrivare il messaggio in modo chiaro, no? E questo è il tema. Quindi si parte tutto dal capire che cosa deciderà di fare la Russia, cioè se decide di proseguire con questa invasione, cioè se andare a invadere l'Ucraina, e soprattutto come reagiranno anche i paesi dell'Occidente, perché anche qui, ripeto, si parla proprio di non c'entra questo. Sì, diciamo che assolutamente è chiaramente tutto collegato, assolutamente, sì. Anche perché se da una parte la Russia ha in mano tutto, come abbiamo detto, petrolio, gas, certo, palladio, tantissimi altri metalli, naturalmente il grano, che non è una cosa, diciamo, il discorso alimentare non è una cosa da sottovalutare, e questo assolutamente, da una parte l'Europa dovrebbe, insomma, cercare di porre grande attenzione nel porre sanzioni verso la Russia, perché naturalmente si autofarebbe uno sgambetto, cosa che in questo momento, insomma, proprio nel settore dell'energia l'Europa, direi che, come abbiamo detto poco fa, insomma, ha poco da scherzare. Assolutamente. Carlo, grazie, approfondimento molto interessante che i nostri amici possono ritrovare sul nostro canale YouTube, così se avete perso qualche aspetto lo potete rivedere. Naturalmente poi Carlo Vallotto è a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso, e naturalmente Carlo ti aspettiamo presto da noi, come sempre, grazie per la collaborazione. Grazie a voi, grazie a te Emanuela, buona giornata e buon trading a tutti. Grazie, grazie Carlo.